Io sono Luigi Ricceri, sono proprietario dell'Anificio Ricceri insieme a mio fratello Francesco. L'azienda è stata fondata da mio nonno Luigi nel 1927 circa, e poi c'è stato mio padre Giorgio e poi, no, poi noi due. Mio fratello lavora dall'88, io dal 96, e quindi abbiamo passato un periodo anche con nostro padre che è stato molto importante per avere proprio un passaggio tra la nuova generazione e la vecchia generazione. Siamo un lanificio, ma in realtà facciamo tantissimi prodotti, è un prodotto molto trasversale. L'azienda è a ciclo completo, abbiamo vari reparti, abbiamo reparti di filatura cardata, filatura pettinata, orditura, tessitura, tintoria, in filo, in fiocco, in pezza, in tops e tutto il finissaggio sia per i tessuti estivi che per i tessuti invernali. Sono Laura Fiesoli e sono la responsabile delle collezioni contemporanee del Museo del Tessuto. Un museo che conserva il contemporaneo sembra un po' un controsenso. In realtà a noi interessa molto conservare anche il prodotto tessile industriale in modo tale da creare un ponte tra la manifattura tradizionale, manuale e antica fino a quella più moderna. In effetti la conservazione per noi dei campionari di azienda, di materiali di epoca industriale ci porta a una riflessione, ovvero qual è il confine tra l'industria e l'artigianato nel settore tessile, in un settore in cui veramente questo confine sembra molto marcato. Se pensiamo che l'industria tessile è stata la prima industria a reagire e alla rivoluzione industriale, quindi è stata la prima industria vera e propria a livello mondiale. E quindi la pensiamo associata a macchine, alle grandi fabbriche. In realtà, questo è vero solo in parte, perché in alcune produzioni, specialmente quelle che riguardano il Made in Italy, ma il Made in Europe in generale, quindi anche il bacino del Mediterraneo, cioè in quei luoghi in cui la tradizione tessile è più persistente, l'industrializzazione non è mai massiva, in cui inserisci un tessuto in macchina e va da solo. In realtà c'è sempre un rapporto importante tra l'uomo e la macchina, quindi tra la creatività, ma anche il sapere tecnico e poi quello che viene trasferito poi al macchinario e alla parte ingegneristica. E questo è molto importante che si sottolinei e si preservi, soprattutto quando parliamo appunto di produzioni qualitative. Non diciamo del lusso, ma insomma, produzioni che vanno poi alla moda europea, ecco, questo è particolarmente importante. È anche una caratteristica del territorio di Prato, quella di avere delle aziende che comunque sono medio-piccole, familiari, di lunghissima tradizione, che quindi portano avanti un progetto, un discorso, una storia e che in qualche modo però porta anche avanti una produzione qualitativamente molto alta, il che significa fare piccole produzioni non massive, un rapporto con i brand, con i creativi, con i clienti molto stretto, molto personale, quindi sapere anche rispondere alle esigenze della clientela e quindi questo significa adattare di volta in volta la tecnologia e qualche volta andare veramente a creare un'interfaccia diretta tra il pensiero creativo e artigianale e poi la parte invece meccanizzata e più tecnologica e più innovativa. Questo tipo di produzioni qualificano il nostro saper fare, qualificano la nostra industria e quindi questa è la strada poi da seguire. E il museo, in questo senso, come depositario di questo sapere, di questa tradizione, è interessato a seguire anche gli sviluppi dell'industria contemporanea.
L'artigianalità è poter fare di tutto, cioè noi siamo capaci di fare un tessuto da un capo, cioè noi ci danno un capo e si fa il tessuto, quindi è veramente poter fare quello che il cliente vuole. Se te sei un'industria non lo puoi fare, perché te sei un treno in corsa che devi per forza fare quel tipo di tessuto, perché te sei specializzato, hai quelle macchine, hai delle macchine molto grandi, molto efficienti. Invece noi abbiamo tantissime macchine, magari anche vecchie, però che ti permettono di fare delle piccole quantità con un sapore speciale. Ovviamente è carissimo farlo l'artigiano, perché te hai bisogno di tanta gente per poi far teorire un topolino, nel senso piccole quantità di tessuto, e poi la difficoltà di star dietro a quelle pezzine che sono poche e poi finiscono, quindi non impari mai a farle, perché cambia sempre a seconda dei desideri del cliente. Parlando dell'artigianalità, noi abbiamo ancora questi garzi vegetali, che sarebbero i cardi, che arrivano dalla Spagna, che servono proprio per dare un aspetto, per allungare le fibre dei tessuti fatti con i filati pettinati. Le fibre stanno in trama, stanno per così. Noi bisogna tirarle fuori e allungarle. Per allungarle ci sono vari tipi di garzi. Alcuni allungano la fibra, il tessuto diventa, si allungano le fibre ma gonfio. Altri invece si allungano le fibre e si parallelizzano, e si con la macchina molto bagnata, cioè con proprio lo scroscio d'acqua, vengono accarezzate queste fibre e gli viene dato un movimento per cui si ricrea l'onda della lana, della fibra. La lana, se si vede al microscopio, è una onda, è fatta onda. Quindi facendo con questi cardini vegetali tutto molto bagnato e con questa botte che si muove, si dà al tessuto un aspetto che noi diciamo zibellinato, e quindi poi viene schiacciato e l'aspetto del tessuto diventa molto lucido, molto morbido e con una luce straordinaria. L'idea è proprio di sempre mettere il cuore al di là dell'ostacolo, da bravi italiani, però non è facile, perché certe volte fai delle cose e per imparare devi sputare sangue, nel senso, per imparare a fare qualcosa veramente ci vogliono anni e per perderlo veloce. Quindi, tornando al discorso della manodopera, la manodopera deve essere rinnovata ma competente e anche tenersela stretta. Quindi saperla tenere, saperla far crescere e saperla gestire, rispettare, perché il rispetto si ha se te lo dai il rispetto. Il problema è fare qualcosa che ha un'anima. Un qualcosa che crea un valore aggiunto anche per il capo finale. Quindi servizio, velocità e sapore.